Buonasera, sono le ore 21, un benvenuto dallo studio centrale di TV6 per questo nuovo numero di replay all'indomani di un'altra bruciante sconfitta per il Pescara, battuto sul proprio campo dalla Cremonese. È la quinta sconfitta subita all'Adriatico dai biancoazzurri. Continua la crisi per il Pescara che è tornato in zona rossa nella classifica della Serie B. Parleremo questa sera del momento nuovamente critico dei biancoazzurri, parleremo anche di mercato. Oggi è il giorno di Sorensen, il difensore danese che sta arrivando in queste ore a Pescara, e poi l'ultima parte della trasmissione sarà ovviamente dedicata alla prossima partita di Salerno, ricca di ex, soprattutto Breda e il grande ex. Un saluto ad Andrea Costantini. Buonasera Andrea, questa sera ci sono due posticipi, Buonasera. no? Sì, due posticipi. Uno è appena iniziato in Serie B, quello tra Spalla e Reggiana, parziale ovviamente di 0-0. In Serie A si gioca da oltre un quarto d'ora. Il Milan è in vantaggio a Cagliari 1-0, rete di Ibrahimovic su calcio di rigore. A te. Un saluto ovviamente al nostro Maurizio Daguì in regia. Avremo come sempre tanti ospiti collegati, li presento subito. Inizio da Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben ritrovato. È un Buonasera Enrico, bentornato buonasera a tutti. particolare a Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, dopo 15 giorni Buonasera, in ciao a infermeria tutti. è tornato Ciao. disponibile tra i titolari. Bentornato Francesco, saluto Riccardo Grazie. Clinco, buonasera a Riccardo. Ed Buonasera è a te. collegato subito da Milano il collega di Sky Daniele Barone. Buonasera Daniele, ben rivista anche a te, ti vedo un po' infreddolito, eh? Dici No, sempre no. che a Milano c'è questo clima A Milano un po'. c'è un freddo clamoroso, ma adesso sono in casa e diciamo che si sta un pochino meglio. Ciao a te, buonasera a tutti. Grazie, allora ovviamente poi si alterneranno altri ospiti. Allora Andrea, partiamo subito dalle novità di mercato perché sono giorni febbrili. Sorensen ne sta arrivando a Pescara. Sì, la notizia è questa. Sorensen arriverà a Pescara proprio in seconda serata. Domani si sottoporrà alle visite mediche e poi, se tutto andrà bene, firmerà il contratto e si allenerà con il Pescara. Domani doppia seduta per i biancazzurri. Non pensiamo si possa allenare la mattina, farà le visite mediche e poi, se tutto andrà bene, si allenerà nel pomeriggio. Sorensen che arriva dopo aver risolto il suo contratto con il Colonia. Possiamo vedere, queste sono le immagini. Però abbiamo anche lo screen dell'account social del Colonia. Ecco qui, nella giornata di ieri alle ore 11:12, il tweet del Colonia che saluta Frederik Sorensen, che avrebbe avuto un contratto fino al giugno del 2021. Quella era la scadenza naturale, è stata anticipata la risoluzione del contratto e dunque Sorensen può accasarsi liberamente da svincolato. Precisiamo anche che Sorensen dovrebbe avere un contratto per 2 anni e mezzo e precisiamo anche che Sorensen quest'anno ha giocato solo 3 partite, una da titolare, non gioca da ottobre. Lo scorso anno era stato dato in prestito allo Young Boys dal Colonia, ricordiamo Colonia, Bundesliga, massima serie tedesca, Young Boys, una delle squadre d'élite del campionato elvetico. Nello scorso campionato ha giocato titolare fino a metà dicembre del 2019, poi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio, da lì poi ha trovato poco spazio, appena 3 partite giocate da subentrante, quindi insomma da valutare le sue condizioni perché non si è saputo molto su questo infortunio al ginocchio. Dunque Sorensen Enrico, il rinforzo Sì, per la difesa. dopo amplieremo il discorso sul mercato in generale, anche per quanto riguarda l'attaccante. Ci sono però due operazioni che riguardano anche due ex biancoazzurri, no? Assolutamente sì. Uno è Gennaro Borrelli, che è un giocatore tuttora di proprietà del Pescara, è finita la sua esperienza però a Cosenza. Borrelli sarà a breve un nuovo giocatore della Juve Stabia, dunque scenderà di categoria, girone C della Serie C. Borrelli lascia il Cosenza per andare appunto alla Juve Stabia del neo DS Peppino Pavone. E poi un'altra operazione che riguarda un ex giocatore del Pescara, ma non più di proprietà, anzi non è mai stato di proprietà del Pescara, Marco Tumminello, che è di proprietà dell'Atalanta, sarà un nuovo attaccante della SPAL, prenderà il posto in rosa di Sebastiano Esposito, che è andato via ed è andato al Venezia. E A poi te. parleremo dell'attaccante perché tra poco lo sentiremo. Il presidente Sebastiani ieri ha detto Ceravolo, no, obiettivi sono altri. Ma ne parleremo dopo perché partiamo subito da questa
nuova figuraccia rimediata dal Pescara contro la Cremonese, una battuta d'arresto che, come vediamo in classifica, ridimensiona nuovamente i biancoazzurri che sono tornati in zona rossa. Il Pescara a quota 16 con Reggiana e Cosenza, la Reggiana in campo a Ferrara, domani poi ci sarà anche il recupero della partita del Vicenza. E nel prossimo turno di campionato ci sarà il giro di boa con la trasferta di Salerno. Partiamo subito da un altro dato: il Pescara alla fine del girone d'andata dello scorso anno, ecco a quanto girava la classifica al termine del girone d'andata, ce la propone subito la regia, sono molti punti in più, 26 punti chiuse il Pescara all'andata dello scorso anno, poi sappiamo cosa è successo nel girone di ritorno e la salvezza all'ultimo rigore. 10 punti in meno, è vero che manca ancora la partita di Salerno e questo potrebbe ancora di più farci capire quale rischio sta correndo questa squadra. Allora vorrei partire, questa sera iniziamo proprio da Francesco che è stato assente nelle ultime puntate. Francesco, allora una classifica che continua a far paura e continua a far paura anche la squadra di Breda che ieri in pratica solo nel primo tempo è riuscita a fare qualcosa, poi crollata nel secondo tempo. Sì, continua a far paura soprattutto perché è stato fatto un pericolosissimo passo indietro dopo la vittoria nel turno precedente. Una partita strana perché è vero che il Pescara aveva tante assenze, ma c'erano molte assenze anche dall'altra parte. Un primo tempo possiamo dire incoraggiante, 5 più, 5 e mezzo, forse anche un po' troppo. Poi nella ripresa è inspiegabile, è vero che è salita di tono la Cremonese, ma è anche vero che il Pescara è scomparso dal campo. Io mi viene così da dire e concludo velocemente, qui forse si sta scherzando con il fuoco, ma più che con il fuoco, con un incendio devastante, perché se non ci si rende conto, questa squadra che dall'inizio dell'anno che è lì, che sta soffrendo, e prende un giocatore, poi ne prendi un altro, adesso ce ne abbiamo 35, poi ce ne abbiamo 36, poi 34, 7-8 infortunati, quelli che hanno i raffreddori ci vogliono 3 mesi per recuperare e tutto il resto. Mi sembra che il quadro a oggi, poi magari prossimo turno si va a Salerno e si vince, saremo tutti felici, ma oggi il quadro è desolante. Chiedo un po' a tutti quanti, perché poi è ovvio che si punta sempre sull'allenatore, ma qui forse è il caso di ribadire ancora una volta che i giocatori devono prendersi anche qualche responsabilità. Giocatori che dopo l'arrivo di Breda avevano anche rilasciato delle dichiarazioni probabilmente anche un po' affrettate, ecco, io me le sono segnate, non si fa male più a nessuno, giochiamo un calcio verticale, sappiamo quello che dobbiamo fare in campo, non si prendono più gol, ora siamo una squadra. Allora solo belle parole? Totò, Riccardo e Daniele. Totò. Ah, è la cosa che avevamo un po' notato dall'inizio, queste frasi che tu elenchi sono quelle che abbiamo ripetuto appunto di settimana in settimana, proprio perché non era quello il problema, non era quella la soluzione, non era quello il problema. E purtroppo i fatti ci danno ragione, cioè questa purtroppo era una squadra. Io il grido d'allarme lo lanciai 2 mesi fa quando dissi appunto che questa squadra doveva essere rifondata a gennaio, perché è assurdo, non puoi andare da nessuna parte. Purtroppo è questo, il calcio paghi questo tipo di situazione. Chiaramente cioè il dato che mette i brividi in effetti è questa qui del fine andata dell'anno scorso con Zauri, 26 punti con Zauri e che poi venne ovviamente buttato via sempre lì per problemi che sicuramente non erano suoi.
Quindi si sta facendo un replay, ma è un replay drammatico della passata stagione, perché è assolutamente, cioè è impossibile pensare che con questa situazione questa squadra si possa riprendere. Il Brodino di Reggio Emilia, quello era un Brodino, cioè una partita vinta senza giocare all'ultimo minuto e poi ti ripresenti in questo modo. Con una squadra che questa famosa identità non ce l'ha ancora. Ieri per esempio questa cosa di Valdifiori centrale di difesa, io già lunedì avevo detto mi sembra una fesseria, non avendo nessun centrale disponibile, di insistere su questo tipo di difesa. In effetti non è che abbiamo perso per colpa di Valdifiori, chiaramente ha fatto un errore sul gol, però voglio dire il senso della mossa, cioè Valdifiori che dovrebbe essere, cioè tu dici perché non cambiare modulo, adattarsi un po' alle esigenze del momento. Esattamente quello che avevo detto lunedì, Enrico, appunto lunedì scorso, perché voglio dire, togliere se Valdifiori è al meglio delle condizioni, è l'elemento chiave di questa squadra per le sue caratteristiche di dare equilibrio alla squadra, cioè momento di difficoltà non solo sai la difficoltà in retrovia, ma togli anche quell'elemento che dovrebbe dare quel minimo di coesione in più che ti serve. E quindi anche questo ha anche un senso, secondo me, di confusione in questo momento. Certo, adesso si spera sempre che arrivi questo mercato a sanificare una situazione insanificabile. Questo è il dramma vero, quindi io non so come se ne possa uscire. Comunque poi quello che preoccupa maggiormente, a parte adesso le scelte degli uomini, sì, le sostituzioni tutte, è sempre questo atteggiamento di una squadra che sembra giocare con la puzza sotto il naso, eppure sono scontri diretti, quindi punti che valgono doppio. Daniele, la Cremonese col cambio dell'allenatore, e ci può stare anche una svolta a livello psicologico come spesso avviene, però ha dimostrato anche di saper giocare a calcio, quindi Pecchia ha portato davvero qualcosa di su, perché con Bisoli stessi uomini proprio non si aveva un'idea a livello tattico, quindi molte volte il ruolo dell'allenatore incide. Come, Daniele? Certo, ma Francesco, con l'aggettivo che ha utilizzato alla fine del suo intervento, desolante, e Totò nella sua analisi, credo l'abbiano già centrato un po' la questione, siano andati già al cuore del problema. Questa è una squadra senza anima, Antonio parlava di identità, hai voglia a rimpastarla con allenatori, con giocatori vecchi, nuovi? Evidentemente non si sono create le condizioni per formare la squadra con la S maiuscola, il gruppo con la G maiuscola. L'effetto Breda c'è stato, sì, parzialmente, però lo stesso Breda che non è stato mai un dogmatico, quindi mi sembra anche abbastanza strano che stia insistendo fino a rompersi la testa e poi con il rischio di doversela fasciare quando è troppo tardi, con un atteggiamento tattico che evidentemente non sta funzionando in difesa con tutte le assenze, certo gli alibi, le giustificazioni. Però mi sembra una squadra francamente senza né capo né coda, cioè fa un passo in avanti, seppur con un po' di fortuna, con un po' di situazioni favorevoli, quello di Reggio Emilia, arrivi allo scontro diretto, vita o morte, o quasi, con la Cremonese, e perdi 2-0 in casa con la Cremonese, che è vero ha cambiato allenatore, ma è una squadra in profondissima crisi, in profondissima difficoltà. Quindi lo spirito che ho è condivisibile con quello che... Ieri cosa ha prevalso? L'idea di un calcio diverso? Perché Pecchia non ha mai speculato sul risultato, sin dalle prime battute e anche sul 2-0, rispetto a un Breda che probabilmente temeva questa partita, quindi è rimasto un po' sulle sue. Nel primo tempo la squadra è riuscita a mantenere il risultato, poi nella ripresa si è evidenziata questa differenza di valori, ma anche di atteggiamento. Ma che la Cremonese abbia un volume tecnico superiore a quello del Pescara, credo che ci siano poco dubbi. La Cremonese era sul mercato e ha preso Bartolomei dallo Spezia, che sì, mi sembra un signor centrocampista. Lì davanti Ciofani è diventato un'opzione, che poi è stata un'opzione vincente. Ceravolo addirittura neanche convocato. Cioè, mi sembra un... Così pronti via, mi sembrava una sfida
con una Cremonese migliore a guardare le figurine sull'album della Panini, però poi le partite si possono giocare, non stiamo parlando del Real Madrid. È mancato l'atteggiamento, poi sì, difesa rabberciata, Val di Fiore adattato, è mancato proprio l'atteggiamento, è mancata la... Ecco, ieri tanti hanno parlato e stiamo ancora parlando di Inter-Juve, di come la Juventus abbia fallito l'appuntamento di San Siro perché è venuta meno a livello caratteriale, a livello di applicazione. Ecco, spostiamo l'attenzione molto più in basso e molto più in piccolo all'Adriatico ed è successa la stessa cosa. E poi questa squadra, almeno i numeri dicono questo, ha dimostrato di avere delle grosse difficoltà in casa quando deve impostare, perché con Breda si è vinto una sola volta, con il Monza due sconfitte con Vicenza e Cremonese e due pareggi con Cosenza e Brescia, mentre fuori casa quattro partite, sette punti, due vittorie ad Ascoli e Reggio Emilia, un pareggio a Pisa e poi quella sconfitta pesantissima di Chiavari. Allora ti chiedo, Riccardo, c'è qualcosa anche in prospettiva, perché adesso il Pescara giocherà a Salerno, a Verona con il Chievo, poi in casa con la Regina e poi nuovamente fuori casa ad Empoli. Inizia un'altra volta un calendario con le grandi del campionato cadetto. Giocare fuori casa per questo tipo di atteggiamento tattico, oltre che mentale, forse è meglio giocare lontani dall'Adriatico. Sì, sicuramente le prestazioni migliori le abbiamo fatte lontano da casa. Però devo dirti che l'atteggiamento che diceva Daniele, Totò e Francesco è vero, è proprio questo, quello che sono preoccupato, al di là della sconfitta, proprio per come ha perso la squadra. La squadra ha perso una partita, ti dico, il secondo tempo senza giocarla, proprio non hanno vinto un contrasto, non hanno lottato, erano in campo, posso dirti, svogliati. Una squadra nel secondo tempo dove la Cremonese ha segnato, poteva fare anche benissimo altri gol, dove neanche l'impulso nervoso di dire ok, vabbè, ho preso un gol, sono in casa, reagisco, no, non c'è neanche stata la reazione. E quindi sono un po' preoccupato. Sicuramente giocare fuori dall'Adriatico ci permette che le squadre come la Salernitana, l'Empoli, che incontreremo più avanti, saranno le squadre che imposteranno il gioco. Noi in contropiede con Seter probabilmente avremo qualche minima speranza in più, però parliamo, Riccardo, di... Riccardo, in questo momento l'Empoli è ingiocabile, quindi no, è ingiocabile, sull'Empoli non ci farei troppo affidamento. Vabbè, sulle difficoltà della Salernitana magari ci si può ragionare. Sì, sono, Daniele, sono d'accordo. Parlavo in generale del fatto che comunque con le squadre che impostano, noi stando chiusi in difesa, ammesso che la difesa ce l'abbiamo perché siamo anche senza difesa. Hai detto niente. No, è la verità. Ammesso che abbiamo la difesa, qualche forse chance in più l'abbiamo. Forse magari giocando contro squadre blasonate per la categoria, forse qualche motivazione va in più, però devo dire che io ti dico la verità, fossi il presidente Sebastiani, io darei anche una multa, se fosse possibile, perché questi giocatori devono pensare che quando vanno a giocare a calcio non è che possono permettersi il lusso di andare in campo e fare il compitino, no, non gli è più permesso, non gli è più permesso per la città, non gli è più permesso per la società, non gli è più permesso per nessuno. Quindi io credo che, non so se è applicabile, ma se anche fosse applicabile, una multa alla squadra intera dal primo all'ultimo onestamente la darei. Questo è il mio pensiero, proprio per svegliargli un po', perché alla fine quando un dipendente ti arriva sempre in ritardo, e io avevo una collega che arrivava sempre in ritardo, un bel giorno gli è stata tolta mezz'ora allo straordinario e questa collega è un mondo un po' diverso sotto questo aspetto. È un mondo un po' diverso, per quello che ti sto dicendo, applichiamo delle regole un po' drastiche per svegliare un po' questa squadra, perché non è possibile. Tornando all'aspetto tecnico-tattico, vi prego di essere brevi negli interventi perché abbiamo tanti collegamenti e diversi argomenti. Allora, tornando all'aspetto della partita di ieri, abbiamo visto la prestazione negativa di Galan, ma adesso non per puntare l'indice sempre su questo giocatore, mentre Macin in pochi momenti ha dimostrato di avere delle qualità e probabilmente l'aria di Pescara gli fa sicuramente bene, perché a Monza non andava, invece ieri ha già dato un qualcosa in più. Dove si è sbagliato ieri, a parte adesso l'atteggiamento,
nella formazione iniziale, nei cambi, perché anche sull'1-0 probabilmente la partita si poteva ancora risolvere cambiando modulo, non so, tornando a 4. Cosa si poteva fare che non è stato fatto? Francesco, Totò, Daniele e Riccardo, velocemente. Francesco. Enrico, sinceramente dico che non si può fare nulla, perché dall'inizio della stagione, poco fa mi veniva in mente, ma mi dite qual è quel giocatore o quali sono quei giocatori o qual è quel reparto che ti dà più garanzie degli altri? Dici va bene, non, abbiamo difficoltà a fare i gol, i problemi di Sieter, gli altri, però poi abbiamo un centrocampo che tiene, fa gioco, aiuta la fase difensiva, una difesa sicura. Ditemelo voi, quali sono i giocatori? Sì, qui c'è, no, io non vedo. Abbiamo capito, tu alzi le mani, non sai da dove cominciare, mi sembra di capire, no? Come? Tu alzi le mani, non sai da dove cominciare. Non ho capito, scusa. Alzi le mani, non sai da dove cominciare, perché sono tanti problemi. Non sentivo bene. No, non è questione di dove cominciare. Ditemelo voi quali sono i giocatori che una volta gioca Tizio, una volta Caio, e la difesa è quella che è. Stavo pensando al centrocampo. Fino ad oggi Valdifiori avrà indovinato uno o due partite. Memushai non è quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Ha avuto problemi, l'infortunio, l'operazione. Ma lo vedi come si accavallano tanti e tanti aspetti negativi. C'è poco da salvare, c'è poco da salvare. Totò, tu quello che sei dicendo, sia, a questo punto devi solo sperare che di... Ma onestamente, Sorensen sicuramente è un buon acquisto, io voglio avere fiducia. Ma questo è da ottobre che non gioca. Dopo ne parliamo di Sorensen, dopo ne parliamo, Francesco. Totò. Allora, come Totò. Fa uno a sperare? Scusami Francesco, Totò. Ah sì, della soluzione ovviamente non ce l'abbiamo, se cioè, possiamo ragionare su quello che ha fatto anche l'ultima partita. Sicuramente la squadra era sbagliata, a mio avviso, nel senso che cioè si può correggere con Macin, con Sorensen. No, dovresti provare a correggerla sotto questo aspetto. Io credo che la squadra, questa lui ha puntato su questo modulo del tutto rinunciatario, nel senso che voglio dire, la squadra alla fine riesce a fare. Ora, se riesce a fare contropiede avendo Cheter davanti è una soluzione, se non c'è Cheter non puoi fare nemmeno contropiede, quindi dovrebbe cercare di inventarsi, anche sperando che questi nuovi arrivi diano qualcosa in più e facendo anche delle scelte drastiche. Non c'entra niente la multa, non la multa, si tratta magari di mettere i giocatori, di mettere, di accantonarli perché non ti servono, questo è il problema reale secondo me. Quindi dovrebbe lavorare in una maniera diversa anche in base a quelli che arrivano. Cioè, Machine per esempio, se tu l'hai preso, io non è come Sorensen che arriva da 3 mesi di inattività. Machine ha fatto la preparazione per intero col Monza, ha giocato poco, però è stato sempre in prima squadra. Machine arriva e deve giocare, voglio dire, anche cioè impostare un tipo di gioco, altrimenti Machine perché l'hai preso? Evidentemente per cercare anche di cambiare un po' il profilo, l'assetto di questa squadra, per migliorarlo anche sul piano tecnico, perché sai, questa storia devono lottare, cioè, se non lottano, non lottano, ragazzi, di cui stiamo a parlare. Il problema è questo, di risolvere soprattutto di fare una squadra, perché il problema di questo Pescara è che non è una squadra, dall'inizio non è una squadra, assolutamente no, tu non sai qual è il rendimento che ti può dare di partita in partita, questo è il dramma vero, quindi si tratta veramente di ricostruire una situazione che è naufragata dal primo momento, soprattutto cioè nell'impostazione dell'organico dalla fine estate in poi, e quindi non è una situazione gravissima, ma va fatta sotto questo profilo, perché io se appunto l'allenatore continua a cambiare, a vedere le soluzioni, come Onga che una volta gioca esterno, una volta gioca mezzala, quella che c'è Terra che a volte ha c'è Terra e Galano davanti che alla fine non è che riescono a dare il massimo, anche sapendo le qualità che hanno tutte e due. Chiaramente si tratta di lavorarci, io chiaramente non è che facciamo gli allenatori. Cioè, Daniele, vorrei sentire da Daniele Barone, il Pescara ha la peggior difesa del campionato con 30 gol subiti, anche il peggior attacco dopo quello del Cosenza, perché Cosenza ha realizzato 13 gol, Pescara solo 15 come
l'Ascoli, l'Entella e la Reggiana. E allora dove bisogna intervenire? Qual è la priorità? Non solo di mercato, ma anche come lavoro. Enrico, si stavi aggiungendo qualcosa? No, dico non solo a livello di mercato, ma proprio come lavoro da effettuare. Dove certo. bisogna lavorare? Più nella fase difensiva. Certo. Allora, intanto proprio perché per il lavoro che faccio sono un grande appassionato di numeri. I numeri non dicono tutto, ma dicono tanto. Se il Pescara ha la peggior difesa e il peggior attacco, questi sono dati molto pesanti, molto preoccupanti. Ci raccontano quello che è successo e ai noi potrebbero raccontarci quello che dovrà accadere se non si inverte la rotta. Bisogna intanto mettersi d'accordo e lo faccia la società con le sue strategie, lo faccia Breda con le sue tattiche, lo faccia la squadra con il vedersi faccia a faccia negli spogliatoi e poi sul campo. Cioè davvero bisogna darsi non solo una sveglia, ma avere un'idea chiara. Cioè il Pescara va, Sebastiani, i direttori vanno intanto sul mercato per prendere come Macin, mi auguro, dice bene Totò, giocatori pronti e che possono essere subito adatti e utili alla causa. Perché Francesco ricordava il passato recente di Sorensen, quando sarà pronto giocatore di questo tipo reduce da un infortunio e da poche partite in Bundesliga. È vero che conosce la realtà del calcio italiano, però bisogna dargli, secondo me, qualche settimana abbondante per vederlo in campo. Poi prendiamo altri attaccanti? Benissimo. Allora, come li fa giocare Breda se è vero che abbiamo già Seter, Galano? Ricambiamo modulo? Ricambiamo sistema di gioco? Da questo momento ho vietato sbagliare, Enrico, cioè bisogna intervenire e tu mi chiedi dove. Bisogna intervenire con la bacchetta magica un po' dappertutto, però l'importante è che si abbiano le idee chiare, cioè che ce le abbia Sebastiani, che ce l'abbia Bocchetti, ce l'abbia Repetto, ce l'abbia Breda, ce l'abbiano i giocatori in campo, perché altrimenti i numeri che ricordavi tu sono impietosi, è molto molto preoccupante. Allora, tra poco ci collegheremo con Milano, con il responsabile dello staff sanitario della Società del Pescara, il professor Vincenzo Salini. Vedo collegato anche l'allenatore della Primavera del Pescara, Luigi Iervese, che saluto. Buonasera Iervese, non so se buonasera a voi. Il collegamento con Milano, con il professor Salini, se ci sente. Professore, ci sente? Sì, vi sento benissimo, grazie, buonasera. Allora, prima di chiederle qualcosa sulla situazione che la riguarda in particolar modo, ecco, da sportivo, perché lei intanto è un tifoso del Pescara, come valuta questa situazione in classifica dopo la sconfitta di ieri? Ovviamente non nel merito tecnico, ma così, un giudizio globale su quanto è stato fatto finora. Ma dal punto di vista tecnico, giustamente, non è mio compito giudicare la squadra dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista del tifoso e non del responsabile sanitario, vedo una altalenanza di risultati che sicuramente non riesco a comprendere, perché vedo partite nelle quali la squadra comunque riesce a dare quello che ha e sono delle partite come ieri che ci sono dei blackout che non riusciamo a capire neanche noi all'interno. Poi ripeto, non è il mio ruolo, il mister. Sì, infatti la premessa era quella di un giudizio così da sportivo, più sì, che sì, altro. Sì, sì. È però un altro anno di grande sofferenza per tutti. Beh sì, sicuramente una sofferenza, perché quando si è nei bassi fondi della classifica è sempre difficile, è difficile per noi che siamo all'interno, è difficile per voi che ne parlate, è difficile per gli sportivi. Speriamo che quest'anno, come si diceva poc'anzi, riusciamo a invertire la rotta, perché adesso la situazione è veramente complicata, secondo me. E lei sa bene che, adesso entriamo nel vivo del discorso, in merito allo staff sanitario, sono state rivolte molte critiche anche in questa trasmissione per i tanti infortuni che ci sono stati, che ci sono attualmente. Con lei vorremmo fare proprio un punto della situazione, perché è vero che molti si sono infortunati durante il campionato, è anche vero che qualcuno è arrivato in precarie condizioni fisiche.
Ma allora, innanzitutto bisogna considerare che alcuni dei calciatori che avevamo già, ad esempio i nostri storici calciatori, quali Balzano, Memusciai, quelli che erano già presenti, hanno un anno di più, sicuramente non sono dei giovanissimi. E alcuni giocatori che sono arrivati, come è successo l'anno scorso, io non giudico le politiche societarie, ci mancherebbe, anche perché il presidente è responsabile nel bene e nel male di quello che si fa. Però è normale, come l'anno scorso avevamo preso Ciocef con la speranza che Ciocef potesse recuperare, quest'anno abbiamo preso altri calciatori, come ad esempio Antei, e tutti sappiamo che Antei ha avuto infortuni a tutte e due le ginocchia e stava recuperando. Sono giocatori che possono recuperare e possono magari avere dei ritardi nella preparazione. Io quello che dico è, ieri sera si parlava di Juventus-Inter, abbiamo visto che Chiellini dopo il crociato è rientrato dopo 17 mesi, quindi voglio dire, purtroppo ci sta. Gli altri sono calciatori che magari nel corso degli anni passati hanno giocato un po' poco, e se tu hai un giocatore che gioca poco di punti bianchi gli chiedi di fare 30 partite, non so se ha la forza di poterle fare. Poi dal punto di vista dei tempi, sì, ho sentito anch'io la trasmissione, ma dei tempi io sinceramente non riesco a comprendere, perché in realtà ad esempio l'infortunio di Drudi è un infortunio molto molto grave. Drudi oggi per il primo giorno si è allenato con la squadra, lui ha avuto una lesione del crociato posteriore quasi totale, una lesione del collaterale, 2 mesi e mezzo mi sembra che sia più che sufficiente. Poi per il resto io il discorso viene focalizzato soprattutto sugli attaccanti, su sì. Seter e Asensio, perché Asensio credo che adesso sia disponibile, e le problematiche le ha avute anche Seter. Sono proprio strutture fisiche un po' a rischio, perché molti li definiscono giocatori di cristallo. Comporta un lavoro suppletivo per voi? Ma giocatori di cristallo sicuramente ci deve essere, come c'è stato finora con tutti gli staff, ci deve essere un lavoro, sotto c'è il mister Iervese, lo sa meglio di me, ci deve essere un lavoro di collaborazione fra lo staff tecnico e lo staff sanitario. È normale che se noi andiamo a guardare anche questi giocatori nel passato, come dicevo prima, Seter non ha mai fatto un campionato 30 partite e quindi con la struttura fisica che ha delle difficoltà. Asensio, a parte l'anno scorso dove nella seconda parte del campionato ha giocato a Cosenza, ma ha giocato poche partite da titolare, ha fatto delle partite dove è entrato, delle partite dove ha iniziato dall'inizio, però in realtà anche questo bisogna considerare. Poi bisogna vedere cosa noi cerchiamo in un calciatore, se cerchiamo un calciatore che abbia 30-35 partite come avevamo l'anno scorso Campagnaro. Campagnaro è un giocatore che ti fa una partita. Bisogna vedere, poi ripeto, io non giudico quello che si fa, ma io lavoro con quello che la società decide di fare, e quindi noi cerchiamo di fare il meglio per quello che abbiamo dal punto di vista anche sanitario, così come fanno dal punto di vista tecnico. Ecco, anche altri infortuni leggeri possono dipendere, ecco questa è una domanda probabilmente da ignorante, possono dipendere dal fatto di lavorare qualche volta sul sintetico come al Poggio oppure al campo in erba come al Vestino? Non so, una domanda che può fare il tifoso della strada. Ma devo dire che a livello muscolare può dare dei problemi, ma è abbastanza raro, è più forse comune l'infortunio articolare nel cambiare costantemente superficie d'allenamento, perché il sintetico ha un certo tipo di reazione alla spinta con la scarpa, il terreno, il campo in erba, un altro tipo di reazione, quello sicuramente può influire. Ma vedo, io non vedo, è un anno sicuramente non fortunato, su questo non abbiamo. Insomma, posso aggiungere una cosa? Sì, Barone, Daniele, sì. Sì, è chiaro che il professore in questo non c'entra nulla, perché lui con lo staff sanitario medico del Pescara poi è chiamato casomai a recuperarli questi giocatori. A me sembra che in questi ultimi anni un po' troppo pericolosamente la società sia andata a fare delle scommesse, perché Ciocev, perché Asensio che era già un po' infortunato l'anno scorso, e perché Boginov, e perché Bocchetti. Cioè, tutti questi giocatori non è che poi si infortunano dopo, cioè arrivano già parecchio acciaccati. È una scelta della società, ok,
perché andare su questi giocatori per poi sperare di poterli recuperare, come ricordava Salini? Prendiamo giocatori pronti, prendiamo giocatori giovani, prendiamo giocatori che magari andiamoli a pescare anche in Serie C, che possano costare anche poco, ma che siano ragazzi di gamba, ragazzi con voglia, ragazzi con la fame giusta. Operazioni come quelle di Ciocev o come quella di Božinov, che cosa ci hanno portato? Nulla. Però il professor Salini ci diceva poco. Anzi, mettono in difficoltà lo staff medico del Pescara. Come? Non ho sentito. No, dicevo a Daniele, però lei non può intervenire a livello di operazioni di trattamento. No, ma infatti io ho preso spunto da quello che diceva Salini, ma non volevo coinvolgerlo in questo discorso. Anzi, ho anche aggiunto alla fine che poi poverini loro, tra virgolette, quello dello staff medico, che sono chiamati a recuperarli questi giocatori o ad assisterli. Ma è chiaro che il problema casomai è a monte, non poi quando sono già in infermeria. E diciamo anche che l'infermeria, professore, buonasera, non è solamente da quest'anno, sono 2 o 3 anni che purtroppo ogni anno abbiamo infortuni lunghi. Questo è veramente un problema. Infatti ci chiedevamo se poteva anche essere il cambio del terreno tra lo sintetico. Riccardo, ma arrivano già infortunati, arrivano già malmessi. Cioè Antei, sapevamo che era reduce da infortuni pesanti alle ginocchia. Ciocev non ha visto mai il campo. Božinov era completamente fuori forma. Lo stesso Bocchetti veniva da stagioni complicate a livello fisico. Asensio uguale. L'elenco te lo potrei allungare con altri nomi. Però così secondo me non va bene. Cioè la colpa non è lo staff medico del Pescara, no, perché poi le critiche le prende lo staff sanitario, no professore? Ma guardi, guarda Enrico, io tu lo sai, sono al Pescara dal 98, quindi diciamo che le spalle sono abbastanza larghe. Sicuramente ci sono infortuni, come diceva Daniele, che possono magari venire un po' dalla carriera del calciatore. Un calciatore, ad esempio, Božinov, Ciocev l'anno scorso aveva avuto un infortunio veramente grave. Ci sono poi degli eventi traumatici assolutamente impreventivabili, come l'infortunio di Drudi ha avuto una lesione importante. Per fortuna oggi si è allenato con la squadra e contiamo già dalla prossima di averlo a disposizione. Poi gli infortuni muscolari, non dimentichiamoci che c'è stato un cambio di staff, quindi c'è stato un cambio di preparazione, sicuramente qualcosa, alcuni calciatori, come si diceva ad esempio Antei è un calciatore che noi abbiamo cercato in tutte le maniere, facendo i salti mortali, di recuperare, perché sappiamo che l'Antei in buone condizioni è un valore aggiunto per il Pescara. Però lui purtroppo, il ragazzo, soffre, ha problemi a questo ginocchio operato, all'ultimo ginocchio operato, quindi diventa difficile. Io non è che voglio, come dire, giustificare lo staff sanitario, però ecco, a volte bisogna anche ragionare su quello che ci viene messo a disposizione. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi tutto è perfettibile, senza dubbio. Professore, ecco, le chiediamo subito, perché Andrea Costantini me lo segnalava, allora su Sorensen, domani le visite mediche, sapete già qualcosa? Avete ricevuto, non so, qualche cartella clinica? Non ancora, domani sosterrà le visite di idoneità fisica per avere il tesseramento, e poi, perché bisogna comunque farlo per il protocollo, sì, della FIGC, e poi sarà sottoposto a degli esami strumentali che ci daranno risposte. So che lui è reduce da un infortunio da 3 mesi che penso abbia delle difficoltà, non so che tipo di intervento ha avuto, domani sapremo tutto. Però ci dicono non dovrebbe essere un grosso rischio, perché convocato le ultime volte, anche se andava in panchina. Diciamo che bene o male, ma questo in tutte le società professionistiche, perché mi rapporto anche con colleghi di società più prestigiose, amici, in realtà il giro è sempre quello: il calciatore viene acquistato, viene fatto valutare sia per l'idoneità che sia per l'aspetto, noi facciamo una relazione e poi la società decide se prenderlo o non prenderlo, cioè nel senso il giro è sempre quello. Chi chiede la parola? Totto Leonardo. Sì. No, proprio a questo riguardo io vorrei fare il caso specifico. È ovvio che c'è il settore sanitario, che arriva il calciatore, lo verifica e poi dà un giudizio. Ecco, per Asensio,
che tipo di giudizio è stato fatto, perché era noto a tutti che ha senso, insomma, ha giocato mezzo campionato, che aveva dei problemi fisici. Qual è stata la ragione per cui Asensio comunque è stato ritenuto valido? No, allora, io questo non capisco questo. No, ti spiego Antonio, molto semplicemente. Noi prendiamo un calciatore viene comunque fatto vedere, fa l'idoneità fisica per giocare, e quella, vabbè, sapete, la prova da sforzo, eccetera, quello, non entriamo in quel senso. Poi vengono eseguiti degli esami. A quel punto noi facciamo una relazione, diciamo: guarda, questo è un calciatore che ha 10 partite nelle gambe, che se ha 15 partite nelle gambe, ha 30 partite nelle gambe. E poi è la società che decide se prenderlo o non prenderlo, perché se il giocatore al Pescara serve per 15 partite, non per 30, questo non è un discorso che posso fare io. Cioè, io posso dare il mio giudizio, come è stato in passato per tanti calciatori. Io purtroppo mi dispiace molto, perché l'ho anche operato, eravamo un ottimo rapporto. Vi racconto questa chicca: ho discusso con Cesare Bovo, perché a fine campionato presidente mi chiese com'è, e io gli dissi quello che pensavo. Infatti Bovo ha smesso di calciare, di fare il calciatore, e lui se l'è presa con me, perché l'ho riferito al presidente. Cioè, il mio ruolo tecnico, nel senso che io vedo il calciatore, dico: è un calciatore che ha questo come potenzialità. È come un'auto: se tu l'auto la spingi a 200 e poi andrà a 100, l'auto si sfascia. È la stessa cosa per il calciatore, detto in maniera molto semplice. Quindi mi sembra di capire che per Asensio c'era stata una valutazione di questo tipo, almeno da parte dei sanitari. Ma poi, guarda, io penso, non lo so, ma penso che, cioè, voglio dire, io, tu ancora prima di me, scusami se te lo dico, siamo cresciuti in un'era nella quale non c'era nessun tipo di occasione. Oggi basta andare su Wikipedia e si vede la storia di un calciatore, quindi voglio dire, non è così complicato sapere se un giocatore c'ha 30 partite nelle gambe, ce n'ha 15, ce n'ha 5, ce n'ha 2. I calciatori, bene o male, sono abbastanza conosciuti ormai, non è come una volta che ai tempi di Galeone si portavano le cassette dal Brasile, si risuonava una cassetta e quello che c'era c'era. Ormai è cambiato il mondo, quindi tutto si sa. Va bene, grazie professor Salini per questo collegamento da Milano, e speriamo che le cose migliorino anche a livello di infortuni. Grazie al professor Salini, grazie a voi. Sono entrati altri ospiti, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emilio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:48 minuti, sempre in diretta. Allora Andrea Costantini, novità sui posticipi? È iniziato il secondo tempo a Cagliari, Milan sempre avanti 1-0 con il rigore di Ibrahimovic al settimo. Siamo invece ora all'intervallo allo Stadio Mazza di Ferrara, spalla avanti 1-0 sulla Reggiana, rete di Balotti al 39esimo, nella Reggiana esordio per il centravanti Ardemagni in campo dal primo minuto. A te. Intanto saluto gli altri ospiti che sono entrati in collegamento, l'allenatore della Primavera Luigi Iervese, buonasera Luigi, e poi buonasera a voi. Piacere un ex Pescara, un ex Salernitana, il centrocampista, ex centrocampista Paolo Racchini, allenatore. Ciao, buonasera a tutti. Paolo, ecco, ciao, Paolo. Convergeremo ciao. Tra poco, perché intanto ciao. Andrea, abbiamo novità sia di mercato per i giocatori sia per quanto riguarda gli allenatori. È saltata una panchina di un abruzzese, sì, oggi. Sì, era nell'aria, è arrivata l'ufficialità poco prima delle ore 20. Marco Giampaolo è stato esonerato dal Torino, il suo posto sarà preso da Davide Nicola, che non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma già questo pomeriggio era al Philadelphia ad assistere all'allenamento della squadra granata. Quindi esonerato Giampaolo, chiaramente è anche a rischio la posizione di Eusebio Di Francesco, che ora sta perdendo, se non ci sarà reazione. Ecco Andrea, ti chiedo, tra poco sentiremo l'intervista rilasciata ieri sera dal presidente Sebastiani sul nome dell'attaccante Noceravolo, quali sono le alternative? I nomi che in questo momento sono più caldi sono tre: Pietro Iemmello, di cui abbiamo parlato già nei giorni scorsi e nelle puntate scorse di Replay, Adriano Montalto e poi Jens Odgaard. Iemmello, qui vediamo le immagini, abbiamo visto Iemmello alla Las Palmas, di proprietà del Benevento, è in prestito appunto alla squadra iberica, ma vuole tornare in Italia. Per quanto riguarda Montalto, che qui vediamo nelle immagini, giocatore di proprietà del Bari, scadenza del contratto giugno 2022, andando un po' a spulciare anche su alcuni siti locali da Bari, la redazione di Tutto Bari ha raccolto questa indiscrezione, cioè che Montalto avrebbe detto no al Pescara, e pur volendo più spazio nel Bari
sembra essere convinto di restare proprio in terra pugliese e quindi al Bari. E poi Jens Odgaard, questo ragazzo danese classe 99 di proprietà del Sassuolo, eccolo qui, gioca nel Lugano nel campionato svizzero, per ora 6 partite, 0 gol, è un prospetto importante, qui lo vediamo con la maglia dell'Herenveen, ha giocato anche nel campionato dunque olandese ed è un altro nome, ripetiamo, gioca nel Lugano ma è di proprietà del Sassuolo. A te. Quindi da Bari Montalto sembra dire no alla Pescara, ma questo ha detto ieri sera il presidente Sebastiani. La trattativa per Ceravolo? Non c'è nessuna trattativa per Ceravolo. Che cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa? Non è cambiato assolutamente nulla, perché come dicevo, cioè, ci sono degli attaccanti che probabilmente sono in movimento, Ceravolo è uno di questi e quindi viene accostato a quelle società che hanno bisogno di fare l'attaccante, ma io personalmente non ho mai parlato con il procuratore di Ceravolo, che si credo, mi diceva qualche tuo collega, che ha chiarito il fatto che Ceravolo al 99% non diventa giocatore del Pescara, ma obiettivamente io al procuratore di Ceravolo non gliel'ho mai chiesto, Ceravolo, quindi non lo so perché si è affrettato a chiarire questa situazione e non credo che sia obiettivamente neanche il profilo quello che serve a noi, quindi noi stiamo lavorando su delle situazioni e vedremo nei prossimi giorni. La Mantia e Montalto sono invece due nomi ancora diciamo validi per l'attacco del Pescara, Presidente? Ma io non credo che la Mantia sia sul mercato. Non credo proprio che l'Empoli metta la Mantia sul mercato. Montalto è un giocatore del Bari, sta facendo anche molto bene a Bari, quindi bisogna, noi abbiamo comunque un'idea nostra, nei prossimi giorni vedremo di chiudere qualcosa di quello che pensiamo noi. Allora, mi sembra di capire, Ceravolo no, Montalto no, la Mantia no, si sta restringendo questa rosa. Daniele Barone, tu che notizie hai? Tu sei sempre in contatto con Gianluca Di Marzio lì a Sky, quindi i nomi sono sempre quelli poi. Sì, no, quello di Lagumina mi sembrava un nome spendibile, soprattutto perché il ragazzo ha una gran voglia di tornare a giocare con continuità. Bisognava che si incastrassero alcune operazioni di mercato che riguardano appunto la Sampdoria e altre società. Lagumina io lo vidi giocare a Palermo quando cominciò e fece anche bene un anno, segnò una decina di gol. Mi sembrava un giocatore molto interessante che poi si è un po' perso perché ha avuto poche possibilità. Quindi credo che Pescara potrebbe diventare anche una bella occasione di rilancio per lui e lui potrebbe diventare un giocatore importante per il Pescara. Su Montalto ti dico che ho parlato qualche giorno fa con il suo agente, colui che ne cura gli interessi, che tra l'altro è un amico pescarese montesilvanese, diciamo così, e lui mi ha assicurato notizia di 3-4 giorni fa che non sarebbe venuto a Pescara. Poi da lì, cioè da 3-4 giorni ad oggi, si sono cambiati gli scenari, francamente non lo so. Allora vorrei sentire subito Luigi Iervese, che con la sua squadra primavera è tornato in campo alla Spezia, un pareggio prezioso. Iervese, ci fa piacere che la sua squadra torni in campo, credo che faccia piacere più a lei, però devo chiederle anche un giudizio sulla prima squadra, perché ovviamente è in contatto con il lavoro di Breda, momento critico per il calcio pescarese, il secondo anno consecutivo ricco di difficoltà. Le faccio una domanda proprio semplice, come se ne esce? Domanda semplice. Risposta dai. Difficile. No, non le dico. Ma no, io penso, Enrico, che il mister Breda già è arrivato, da quando è arrivato ha cominciato a lavorare su quelli che potevano essere i problemi della squadra, quindi obiettivamente secondo me ha già fatto un gran lavoro per quanto riguarda il discorso anche della compattezza del gruppo e anche dei risultati, in parte ieri che la squadra ha subito questa sconfitta, però fino alla partita di ieri la squadra ha sempre reagito bene, quindi purtroppo non era facile, non è facile, bisogna continuare a cercare di fare i punti più possibili. Io sono convinto che con il mercato si troveranno le pedine giuste per poter definitivamente completare la rosa e far sì che il girone di ritorno possa essere un girone di ritorno un pochettino più tranquillo per la nostra squadra.
Mister, sì, sono tante belle parole, però questa compattezza di squadra si è evidenziata nelle prime partite, poi la squadra si è un po' sciolta perché ci sono state prestazioni contrastanti, rispecchiando un po' il cliché della passata stagione. Quando sembrava che tutto fosse risolto, si ricadeva in una crisi di risultati. Adesso siamo quasi alla fine del girone d'andata e la media punti non è poi così alta. All'inizio abbiamo fatto vedere la schermata, Pescara ha chiuso il girone d'andata lo scorso anno con 26 punti, ora si hanno 16 punti, è vero che c'è ancora una partita a Salerno, ecco, questa è la classifica della passata stagione, e poi nel girone di ritorno si dovrà correre, è vero che i rinforzi aiuteranno, però credo che molte volte si parla di atteggiamento, di intensità, di essere una vera squadra, bisogna dimostrarlo sul campo, no? Sì, ma io dico che le prime partite avevano dato un riscontro positivo, poi purtroppo, soprattutto ieri, le assenze, perché dietro non possiamo tenere conto che ieri mancava tutto il reparto quasi difensivo, quindi non era facile, soprattutto con una squadra attrezzata come la Cremonese, che davanti a giocatori importanti poter sopperire a delle assenze così. Io dico che naturalmente il mister non è stato aiutato neanche da questi tanti infortuni che purtroppo abbiamo, e penso che non abbiamo mai potuto schierare una formazione al completo, quantomeno una formazione che lui pensasse che potesse essere quella ideale per poter essere competitivi sul campo. Ecco, pensa che questa squadra debba migliorare anche nell'atteggiamento mentale, cioè avere un po' di coraggio in più, quello che lei poi trasmette alle sue squadre, molto propositiva, ecco, qualcosa di più in fase anche offensiva? Ma sai benissimo che purtroppo quando ci si trova in quella situazione non è mai facile, però io penso che sia un obiettivo anche del mister, quello di una volta che riesce a avere l'organico al completo, penso che sia l'obiettivo suo quello di poter spingere un pochettino in più con meno paura sicuramente, e cercare di affrontare le partite con una mentalità un pochettino più offensiva. In questo momento penso che lui stia facendo di tutto per cercare di fare punti, di recuperare un po' i giocatori più importanti, e poi sono convinto che anche perché l'ha dimostrato anche in passato, che il suo calcio non è proprio solo quello difensivo, ma è riuscito a fare anche risultati importanti. Veniamo alla sua squadra, com'è stato il ritorno in campo e questo pareggio di La Spezia, che significato ha? No, intanto contenti perché ricominciare era un obiettivo importante, soprattutto per i ragazzi, perché e farli allenare senza l'obiettivo della partita non era sicuramente facile, anche se, come ho detto in precedenza, loro, i ragazzi, sono sempre allenati bene. La partita di ieri, ecco, proprio parlando di essere un pochettino più offensivi, ieri sicuramente potevamo fare meglio, potevamo essere un pochettino più cattivi sotto porta, e quindi il risultato, il pareggio, abbiamo avuto delle occasioni importanti, abbiamo avuto anche delle ripartenze della squadra avversaria che poteva anche costarci caro, però devo dire che l'atteggiamento è stato quello giusto, anche se ieri potevamo cercare un pochettino più la verticalità e cercare soprattutto di essere più incisivi davanti. Faccio un'ultima domanda, Iervese, perché è vero che ieri, sì, il Pescara ha giocato in uno stato di emergenza soprattutto nel settore difensivo. Ma è possibile che non c'era un giocatore della sua squadra che poteva essere buttato nella mischia? Lo fanno in tanti, anche in Serie A, i grossi club. Adesso, senza stare a sindacare sulle scelte di Breda, per capire se c'è qualche elemento già pronto per la prima squadra, non so, come centrale difensivo. Ma ieri in panchina c'era Longobardi, sì, Gianluca, ma ci sono stati anche altri ragazzi in rosa con la prima squadra, e devo dire che non è mai facile buttare nella mischia un ragazzo così giovane, e credo che il mister l'avrà valutato, perché è stata una settimana, si è allenato con la prima squadra e penso che forse ha cercato un pochettino di gestire, di andare un po' più sul sicuro con i giocatori più esperti.
Queste sono scelte che purtroppo poi solo il mister può fare. Certo, adesso non vogliamo entrare in discorsi che sono completamente diversi da quelli che vorremmo fare. Cioè, per capire, molte volte si butta nella mischia anche il giovanissimo. È successo alla Juventus con Frabotto, è successo in tante altre squadre. Quindi anche Pescara, insomma, ha dei buoni rincalzi in prospettiva. Rigo, è successo anche con l'attaccante giovane della Primavera ha giocato a Chiavari, no? Esatto. Sì, Blanuta. È stato messo dentro, ma ci sono diversi prospetti per quanto riguarda la Primavera, dei ragazzi che potrebbero militare nella prima squadra. Ecco, insomma, una ventata di gioventù non guasterebbe anche qui a Pescara. Sì, però ecco, bisognerebbe pure momenti, cercare il momento giusto per non rischiare poi di bruciare il ragazzo. Bene, grazie a Iervese per questo intervento, buon lavoro e in bocca al lupo per il proseguio grazie campionato. A voi, grazie a voi. Vorrei tornare a tutti. Agli altri amici, perché allora abbiamo sentito i nomi di questi attaccanti, è rimasto ben poco perché si stanno un po' escludendo. Che prototipo di attaccante serve? Lo chiedo a Totò, Francesco, Riccardo, ripartiamo da Francesco. Molto velocemente. Allora, Iemmello, mi avete detto voi un mesetto fa che gioca in Spagna in Serie B. Adesso nel frattempo che io parlo, voi che con i computer siete bravi e tutto, andate su Wikipedia, dov'è che dovete andare, sì. Mi dite che ha fatto Iemmello negli ultimi cinque anni, mica uno, guardate come sono buono, 5 anni. Beh, Iemmello ha fatto gol fino all'anno scorso, ha fatto gol fino all'anno scorso Iemmello, Prego? Ha fatto gol fino all'anno scorso Iemmello, che poi abbia un carattere particolare, ci sta, però... Come rendimento, allora anche quello, ma lo vedi? Allora prendiamo magari questo giocatore, fa gol, però poi c'è il carattere particolare. E il ragazzo danese, che non ricordo il nome, non l'ho sentito bene, che diceva Andrea, gioca a Lugano in Svizzera, quindi non mi sembra che gioca con il River Plate, con il Manchester United. 6 gare ha fatto. Sì, ma la mia domanda era su che tipo di attaccante, cioè le caratteristiche della punta che l'importante è che sia sano. Velocemente, un attaccante che, per tornare al discorso che faceva il professor Salini e che faceva pure Daniele, che magari viene da, mica dico tanto, 3-4 stagioni nelle quali le sue 20-25 partite le ha fatte, e magari un anno ha fatto 8 gol, un altro anno l'ha fatto 11, un altro ne ha fatto 7, che ha dimostrato di avere determinate qualità. Che se io voglio prendere un altro giocatore, o è da ricostruire, o è da aspettare, o è da augurarci che vada bene, credo che si possa dire, senza tema di essere smentiti, che è un grosso rischio. Certo. Totò e Daniele? Totò? No, io quello che ti ho detto prima, il problema è capire che progetto di squadra hai, Bano, voglio dire, perché sì, si possono fare tantissimi nomi, voglio dire, se serve un attaccante come alternativa a Cetero, se serve uno da mettere in coppia con Cetero, non sono questioni di poco conto, insomma. Così come a centrocampo, capire se i vari jolly che ci sono, perché che so, Meonga e Tani Fernandez, tutti questi altri che ogni tanto appaiono e scompaiono, sono utili per fare un tipo di squadra che ha in testa l'allenatore. Il problema vero è questo. Poi, insomma, il nome degli attaccanti, Iemmello, io ricordo solo che ha giocato in coppia con Galano a Foggia, non fu un'esperienza molto positiva, mi pare, a parte questo, poi c'è stato un caso, e poi capire appunto che tipo di squadra vuoi fare, se che forza hai, perché poi anche il problema, torno sull'argomento di prima, il problema del settore giovanile. Ragazzi, l'ultimo giocatore che è uscito dal settore giovanile è stato Torreira. È stato Torreira, che tra l'altro lo stanno per rimandare in Uruguay perché c'era l'allenatore del momento che non lo vedeva. L'altro anno hanno fatto l'esordio, credo, 5 o 6 giocatori della Primavera spariti. C'è qualcuno che ha fatto più di 3 minuti. E quindi voglio dire, anche questo tipo di lavoro, qual è la funzionalità di questo settore giovanile del Pescara? Chiaro, Daniele, prima di lasciarci con te, allora cosa ti aspetti da questi ultimi 15 giorni, perché si chiuderà il primo lunedì di febbraio,
come attaccante, mi sembra di capire che siano concentrate un po' tutte lì le attenzioni dello staff del Pescara. Enrico, se i nomi sono quelli che sono circolati finora, a meno che il presidente Sebastiani non abbia nel cilindro qualche bella sorpresa di giocatori ancora non nominati, per caratteristiche tecniche io personalmente, ma io non conto nulla, andrei su un giocatore alla Iemmello, cioè giocatore prima punta, scaltro, che sa attaccare bene l'area piccola davanti alla porta avversaria, perché Galano è una seconda punta barra esterno, sì. Seter è un ibrido, però non è esattamente una prima punta. Io nella rosa del Pescara aggiungerei una prima punta che si chiami Iemmello, che si chiami non so come, ma io voto per questo tipo di identikit. Daniele, noi ti ringraziamo, ovviamente buon lavoro a te e a grazie tutto a te, il gruppo a voi. Sky. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con altri tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Certeo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Zanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 12 minuti. Allora, Andrea Costantini mi ha detto che il Milan sta vincendo a Cagliari 2-0, mentre la Spal è sempre in vantaggio 1-0 sulla Reggiana. Però, Andrea, tu sei riuscito a carpire questa diretta dell'attaccante Pietro Iemmello a Radio Tele Calabria. Sì. Prego gli amici collegati di restare in silenzio. Proviamo a collegarci un attimo se sta parlando Iemmello, vediamo se dice qualcosa. Io ho sempre scelto con la mia testa, nel bene e nel male, perché comunque vivo di sensazioni e queste sensazioni a volte mi hanno portato bene, a volte mi hanno portato male, però come diceva il mister giustamente è una scelta importante per poter cancellare poi una retrocessione che comunque ancora c'è e rimarrà. Certo. È normale che brucia, no? Una retrocessione brucia sempre, soprattutto per un giocatore di grande esperienza come sei tu. Pietro, noi ci aggiorniamo, intanto ti abbraccio affettuosamente, ti ringrazio tantissimo. Allora, siamo arrivati proprio sul finire di questo collegamento. Non so se forse facevano Andrea, un ritorno di mercato. Tu hai seguito l'intervista. Non so, però, se in chiusura il giornalista rifaceva un sunto. Torniamo in diretta. Faccio affettuoso a Pietro Iemmello, attaccante calabrese, okay. Nato a Catanzaro, diciamo, è stato a Perugia. Hanno finito, Enrico, però c'è stato un passaggio. Io, sì. Insomma, cercherò di recuperarlo. Sembra Frosinone. Almeno così ha lasciato intendere, sta trattando con alcune squadre, si è mezzo sbilanciato sul Frosinone. Cerchiamo ora di risentire quel pezzo. Va e magari bene. Se riusciamo anche a proporlo. Ti confermo, se puoi lavorare su questo, intanto vado a salutare, sì, in collegamento Paolo Rachini nuovamente. Buonasera Paolo, Enrico, ciao, e buonasera saluto a tutti. E ritrovo con piacere un caro collega che conosco ormai da 40 anni, la firma più importante di Salerno, ciao. Franco. Ciao Paolo. Buonasera Franco, buonasera. Ciao Enrico, buonasera. Un saluto, buonasera a tutti Rachini, i tuoi telespettatori. Da Totò De Leonardis, tutti amici che conosci, quindi tra poco ti coinvolgeremo su questa partita di Salerno, mentre vorrei iniziare con Paolo Rachini, che proprio è un amico di Roberto Breda, e hanno giocato 5 anni a Salerno, Paolo, correggimi, dal 93 sì, al 98. Dal 93 al 98, sì. Esatto, siamo avete vinto insieme il campionato di Serie C con Delio Rossi. Allora, non so se poi vi siete frequentati ancora, comunque ti ha fatto piacere il suo arrivo. Ci sentiamo spesso anche adesso. Guarda, all'inizio quando è arrivato Roberto lo vedevo tranquillo, comunque i risultati gli hanno dato anche ragione. È normale che adesso c'è qualche difficoltà in più dovuta anche, come si parlava prima, anche dovuta alle assenze, perché ieri sinceramente il Pescara ha dovuto fare a meno di 5-6 difensori, ha dovuto improvvisare dei centrocampisti di dietro, sai, poi non è facile, giochi contro una squadra come la Cremonese, una squadra di categoria, una squadra molto forte, non avere difensori di ruolo poi alla lunga ti penalizza, perché ricordo ieri secondo te è entrato Ciofani. Sai, quando hai a che fare magari con Scognamiglio, con giocatori, con veri difensori, è diverso. Poi ieri c'era Val di Fiori lì dietro, è normale che non è un difensore, qualche difficoltà la trovi sicuramente. Però tu Paolo avrai sentito sicuramente la conferenza stampa di Breda, che non vuole alibi per questa squadra, d'altronde le assenze infatti ci sono sempre state, e dall'anno scorso che questa è una squadra che viaggia a corrente alternata, anzi più ombre che luce. Lo scorso anno ci fu quella salvezza miracolosa all'ultimo rigore. Quest'anno, insomma, si lavora su un gruppo di giocatori che hanno, non dico poca personalità, però molte volte sembrano avere poca fame. E questa è la preoccupazione maggiore, il problema maggiore per un allenatore? Ma sicuramente il campionato di B è un campionato difficilissimo e penso che poi in campo le motivazioni facciano la differenza. Roberto era uno che quando andava in campo era uno di carattere, non mollava fino all'ultimo centimetro. Io ci ho giocato insieme 5 anni, oltre ad essere forte tecnicamente, ma era il classico centrocampista, recupera palloni. Quindi lui vuole quel tipo di giocatore lì, è normale che se poi
Per caratteristiche il Pescara secondo me da quel punto di vista deve migliorare, perché ha dei giocatori che forse non hanno nel proprio DNA quello di andare a mordere l'avversario. E poi questa è una categoria che se non ci metti intensità, se non ci metti se non ci metti voglia, fai fatica contro chiunque. Ecco, ti preoccupa più il fatto di avere questa difesa o fase difensiva con 30 gol subiti, la peggiore del campionato, o un attacco sterile con soli 15 gol subiti, il penultimo attacco? Ma diciamo che Roberto in questi anni da allenatore ha avuto sempre abbastanza una buona solidità difensiva. È normale che poi Pescara fa pochi gol, perché se andiamo a vedere le ultime 5 partite il Pescara mi sembra che abbia fatto 2 gol. Quindi lì davanti comunque gli attaccanti Setter, Galano devono fare gol di più sicuramente, qualche centrocampista deve fare più gol, insomma è un sistema di gioco che poi 3-5-2, se non hai gli inserimenti degli esterni, se non hai i mezzali che magari fanno gol, non puoi sempre affidarti ai due attaccanti, che magari Galano in questo periodo un po' in flessione, lo stesso Setter magari non è al top fisicamente, quindi di conseguenza puoi incontrare delle difficoltà dal punto di vista realizzativo. Chi conosce meglio Breda, meglio di te, è sicuramente Franco Esposito, il collega di Salerno che lo ha conosciuto sia come giocatore sia come allenatore, perché ha guidato la Salernitana in quella stagione 2010-2011 nei playoff di Serie C, la promozione sfumata con il Verona, correggimi Franco se sbaglio. Ecco, era un Breda che stava nascendo come allenatore, poi secondo te che tipo di carriera ha fatto finora? Ma secondo me Breda è un ottimo allenatore. Roberto è innanzitutto una persona di grande competenza ed è anche un ottimo allenatore. Alcune ultime sue scelte prima di Pescara ovviamente non lo hanno agevolato, insomma forse non si sono rivelate indovinate, ma secondo me se trova la piazza giusta, e Pescara può esserlo, Roberto è un ottimo allenatore. Quindi io insomma invito ad avere fiducia. È chiaro che quando si arriva non è mai semplice, poi insomma un allenatore può fino ad un certo punto, poi molto deve fare anche la società con il mercato. Insomma Paolo Rachini conosce bene la piazza di Salerno. Poco fa io nella trasmissione che conduco qui a Telecolore, che è finita un quarto d'ora fa, ho avuto ospite Vittorio Tosto, un altro diciamo dei calciatori che hanno fatto la storia a Salerno proprio con Rachini, con Breda. Insomma, in piazze calde come Pescara, come Salerno, bisogna avere le spalle forti. Ecco, Roberto, mi sembra Roberto Breda, che sia uno di quegli allenatori che le spalle forti le hanno e vanno anche apprezzati, tutelati. Quindi io credo, venendo alla partita di sabato, che si affronteranno due squadre che senti, hanno Franco, ma che sta succedendo perdere, questa Salernitana? Ha bisogno di vincere per rilanciarsi. Ne avrete parlato nella vostra trasmissione ampiamente, ma qui a Pescara si chiedono che è successo alla Salernitana. 3 sconfitte di fila, a Monza 3-0, con il Pordenone 2-0, 5-0 ad Empoli. Che è successo? È successo che fino a 3 settimane fa la squadra era prima in classifica. E poi ha preso 3 gol a Monza mettendosi paura di Balotelli, ecco, si è fatta intimorire dalla presenza in campo di Balotelli, per cui nei primi minuti è arrivato questo pallone dalla sinistra, è passato attraverso tutta l'area di rigore, Balotelli era a 2 metri e ha fatto gol. Poi da allora Balotelli non ha fatto più niente e poi ovviamente il colpo di tacco di Boateng, che ha smarcato un compagno per il secondo gol, e ha preso l'imbarcata a Monza. Col Pordenone una sconfitta diversa, perché ci ha messo la mano santa l'arbitro Rapuano di Rimini, tra espulsioni, ammonizioni, pensate ben 10 ammonizioni, decimando la squadra anche in chiave in prospettiva
Empoli. Ad Empoli ha sbagliato tutto, ha sbagliato Castori, ha sbagliato la squadra, che probabilmente ha pensato: andiamo ad affrontare la capolista, noi siamo al secondo posto, quindi possiamo affrontarla alla pari. No, non è così, perché l'Empoli è molto più forte, e se non torni ad essere la squadra, parlo della Salernitana, aggressiva, compatta, il gioco di Castori non si sviluppa. Senti Franco, però bene. Prego, prego Enrico. No, 10 gol in 3 partite rispetto sì, 10 gol e 0 realizzati. 10 gol subiti e 0 realizzati. E se andate a vedere tra le prime 10, oggi la Salernitana è quella che ha la peggior difesa con 23 gol subiti. Ma fino a 3 partite fa, quindi fino a 3 settimane fa, fino al 27 dicembre, era esattamente l'opposto. Cioè era una squadra che, pur tirando poco, capitalizzava ed era difficile far gol a questa squadra. Quindi la morale è che, siccome lassù in vetta, ai vertici della classifica, la Salernitana non c'era arrivata per fortuna, ma perché esprimeva una sua strategia, una sua idea, e questa è una squadra che, se non è aggressiva, non è compatta, se i calciatori in campo sono timidi o diventano, tra virgolette, poco operai, poco umili, e diventa molto vulnerabile, perché poi, se affronti grandi squadre, loro ci mettono la qualità che non in tutti i reparti la Salernitana ha. Mi risulta che nelle ultime ore, negli ultimi minuti, la Salernitana abbia definito un'operazione di mercato molto importante. Già sarà domani, dovrebbe essere già domani a Salerno, questo ragazzo francese esterno mancino di 21 anni, si chiama Sanasi Sì, di origine senegalese, che voleva la Sampdoria, e la Salernitana è riuscita a strapparlo e a portarlo a Salerno. Sarà domani e già si allenerà con Castori. Mi risulta che sempre domani tornerà a Salerno Sofian Chine, che è stato a Salerno l'anno scorso, poi ha provato l'avventura con la Lazio, Inzaghi non lo ha valutato ed era fuori lista. Rientrerà, Castori lo utilizzerà come mezzala sinistra, quindi rifà tutta la catena di sinistra di fatto Castori, con questi innesti. E novità degli ultimi minuti: c'è un'idea per Gabriele Moncini per l'attacco, e quindi naturalmente si sta muovendo, un'operazione complessa, ma c'è anche questa idea. Si sta muovendo diciamo anche bene nelle ultime ore. Paolo Racchini, allora tu sei arrivato a Pescara dopo l'esperienza di Salerno, no? Ecco, però lì a Salerno hai vinto e conservi sicuramente un ottimo ricordo di quella piazza. Sicuramente, sono arrivato in 5 anni, siamo riusciti, eravamo una banda di ragazzini sconosciuti, e nel giro di 5 anni, insomma, abbiamo vinto 2 campionati con Degli Orossi, quindi ho fatto primo anno C1B, il secondo primo anno di B, siamo l'ultima partita a Bergamo con l'Atalanta, la Serie A ci è sfumata a 10 minuti dalla fine. Insomma, abbiamo fatto dei campionati importanti, e quindi penso che quelli per me saranno degli anni indimenticabili. Cioè, io mi sento tuttora con parecchi amici di Salerno che ricordano quegli anni veramente meravigliosi. Poi l'anno Breda torna per la quinta volta da avversario a Salerno, se non abbiamo controllato male, una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nei suoi precedenti alla Rechi. Che partita ti aspetti tra due squadre che ovviamente devono uscire da questo momento di grossa difficoltà? Lo chiedo sia a Paolo sia a Franco, poi anche agli altri ospiti. Paolo. Ma io credo che sarà una partita equilibrata, sono due squadre che in questo momento sono in difficoltà. Come diceva Franco, la Salernitana viene da 3 risultati negativi, il Pescara viene da questa partita, diciamo, non bella fatta in casa, quindi sicuramente all'inizio ci sarà equilibrio. Io credo che allora il Pescara deve andare lì a giocarsi la partita per provare a vincerla, perché Salerno, io conosco la piazza ed è una piazza dove il pubblico può essere, diciamo, determinante per il risultato. Ma non c'è pubblico, quindi. Lo so, e quindi questa cosa penso che possa essere un handicap per la Salernitana. Perché giocare alla Rechi con 30.000 certo, persone vi assicuro certo, che non è facile. Però ripeto, se la Salernitana ritrova quella compattezza che aveva fino a un mese fa,
può fare sulla partita. Però ripeto, io mi fido di Breda, perché Breda comunque non è stupido, è un allenatore che ha dimostrato in questi anni di capirci, e quindi andrà a fare una partita per provare a vincerla. Però ripeto, vincere a Salerno non è mai facile. Franco? Io credo che la partita col Pescara per la Salernitana sia decisiva per la piega che dovrà prendere questa stagione. Cioè, non è possibile che una squadra che fino a 3 settimane fa era in alto, nel gradino più alto della classifica, poi prenda 10 gol in 3 gare. Diverse le gare, ma prenda 10 gol. Quindi è chiaro che è una questione mentale. Rachini, che ha fatto il calciatore anche qui a Salerno, sa bene che a volte le gambe rispondono soprattutto alla testa, e quindi probabilmente questa squadra si era illusa di poter competere per il primo posto, mentre invece può competere per un gradino più in basso. Ma resta una squadra buona, che ha messo in difficoltà il Lecce, il Frosinone, ha battuto la Cremonese, quindi insomma una squadra che dei valori li ha espressi, li esprime. Io mi aspetto una partita, Castori di solito lascia il possesso palla agli altri, poi almeno fino a 3 settimane fa cercava di aggredirli, prendere palla e ripartire con verticalizzazioni costanti, quasi in modo ossessivo. Mi aspetto questa partita, perché altrimenti un'altra partita la Sanità non riesce a farla, perché non è una squadra di palleggiatori. Koulibaly come sta andando? Koulibaly è stato l'unico, insieme al portiere Belez, che sembra una bestialità quella che dico, ma insomma dopo un 5-0, ma insieme al portiere Belez, Koulibaly è stato l'unico che ha meritato la sufficienza nel disastro di Empoli. Ha esordito, quindi non aveva insomma il ritmo partita, ha retto quasi per 80 minuti e non ha sbagliato quasi nulla, ma da solo non poteva bastare in un centrocampo molto timido. Mancheranno Zicek e Anderson, che sono stati tra i peggiori nella partita di Empoli, sono squalificati, ma rientrano Di Tacchio e Capezzi, che daranno più sostanza al centrocampo. Allora, intanto saluto e ringrazio Franco Esposito, lo lasciamo perché... Grazie a te Enrico, poi mi spieghi come fai ad avere sempre i capelli a tinta scura, perché io ormai li ho persi, io sono bianchi, dammi poi, mi mandi in privato il segreto. Litingiamo, Franco, diciamo la verità, litingiamo e basta, capito? Ciao Franco, ci vediamo. Ciao, un saluto a tutti, un saluto in particolare a Paolo Rachini. Ciao Paolo, Franco, un abbraccio. Allora, vorrei sentire anche Totò De Leonardis, Klinko e Di Francesco su questa partita di sabato. Antonio? Ma guarda, nonostante la Salernitana sia uscita da 3 sconfitte consecutive, anche pesanti, anzi la cosa mi sorprende, perché io ritengo che la Salernitana abbia tantissima qualità, soprattutto davanti. C'è Tutino, ma adesso anche il recupero di questo Chiridani, che l'altro anno fece un ottimo campionato proprio a Salerno. Non so se vedremo solo una squadra, quella che di Castori, cioè che piace sempre ripartire, difesa e ripartenza. Mi aspetto una squadra magari più aggressiva, più che sua ripartenza. Quindi l'aspetta, a mio avviso, molto difficile, soprattutto per la qualità che ha questa squadra. Comunque, prima Paolo Racchini diceva il Pescara deve andarsela a giocare, Riccardo e Francesco. Ha la forza per farlo contro questa Salernitana? Riccardo? A saperlo. Speriamo, però devo dirti che l'atteggiamento deve cambiare, perché con la Salernitana, con l'organico che ha, nella posizione in classifica che era un mese fa, dopo queste 3 sconfitte non vorrei che diventasse una trasferta proibitiva. Dobbiamo cambiare assolutamente registro, dobbiamo andare con un piglio diverso. Ma soprattutto, ripeto, tu le partite le puoi giocare, quando giochi una partita la puoi pareggiare, puoi vincere, puoi perdere, ma quando vedi che la squadra è proprio sbogliata, è la cosa che più fa innervosire, che non ha nervo, che non contrasta, che va molle sul pallone, tra l'altro non è stato detto ma lo volevo dire, un Galano al primo tempo, uso un termine, irritante, mi aveva irritato, perché oltre che sbagliava, si arrabbiava anche con i propri giocatori, con i compagni. E non è la prima volta. Ecco, queste cose qua ti garantisco che veramente danno fastidio, perché dici, caspita, almeno
E ti ripeto, Galano è un personaggio, come ti ho sempre detto, un giocatore che ho sempre stimato, perché non gioca a calcio, perché sono convinto che abbia dei piedi buoni. Però deve cambiare testa. Però deve cambiare testa. Scusami se ti metto fretta perché siamo quasi in chiusura, Francesco. Sì. Telegrafico, spero che il Pescara salga di rendimento, che altrimenti non c'è partita. E speriamo che la Salernitana dopo tre sbagli la quarta partita consecutiva. Allora forse lunedì prossimo potremo fare discorsi diversi. Paolo, tu sai bene che poi qui a Pescara, quando le cose non vanno per il verso giusto, si creano polemiche, si crea un ambiente di nervosismo. Pensi che questa partita di Salerno, la prima di due consecutive trasferte, possa almeno dare forti motivazioni o vedere una squadra con un atteggiamento diverso? Ah, Roberto sicuramente preparerà la partita in un certo modo. Lui ha allenato a Salerno, ha giocato 5 anni a Salerno, quindi andrà lì per fare bella figura. Ripeto, il Pescara non può essere quello visto contro la Cremonese, quindi sicuramente qualcosa cambierà, anche perché diciamo, tu sei fiducioso. Io sono fiducioso, anche perché da quando è arrivato Breda, diciamo che fuori casa il Pescara ha fatto sempre delle buone figure. Tranne Chiavari, perché anche lì tranne Chiavari, perché però Lentella poi è anche sì, una squadra in salute, sì. Quindi ci poteva anche stare come risultato, però io sono fiducioso. Paolo, ti saluto, ti ringrazio per questo contributo che ci hai dato. Grazie a te Enrico, un abbraccio, saluto a tutti. Grazie, ciao, buonasera. Allora, Andrea, ciao, tu sei riuscito a montare qualcosa della diretta che c'è stata tra Iemmello e Tele Radio Calabria? Allora, no, Andrea? Purtroppo no, perché è ancora in corso la diretta, quindi non è possibile intervenire. Però abbiamo in video un sito calabrese che ha ripreso proprio le parole pronunciate da Iemmello in quella intervista in cui abbiamo fatto sentire proprio la parte finale. Sto parlando anche con la regina, il Sud mi piace sempre. Scendendo, chiamato a rispondere sugli interessi di Brescia, Frosinone e Regina, ha ammesso: sì, sto parlando con queste squadre, adesso spero di concludere a breve. E sulla domanda sibillina se gli piace di più il sud, il centro e il nord, io sono del sud e mi piacerebbe sempre il sud, anche se ci ho giocato poco, però anche Frosinone è centro-sud e ride, ed è quella cosa che vi abbiamo riportato. Segno che ormai la scelta è tra Reggio e la città ciociara. In riva allo stretto, oltre che tornare in Calabria, lui è di Catanzaro, ritroverebbe Marco Baroni, che lo conosce bene, e Gianluca Di Chiara, con cui ha giocato lo scorso anno va a Perugia. Bene, vedremo dove andrà Iemmello, l'importante è che arrivi qualcuno a Pescara. Intanto in serata sta arrivando Sorensen e domani speriamo di trovarlo in buone condizioni. E Andrea, chiudiamo con gli aggiornamenti sui posticipi. Circa i posticipi, siamo al 92esimo a Cagliari, Cagliari 0, Milan 2, doppietta di Ibrahimovic, espulso Salemakers nel corso del secondo tempo. A Ferrara al 78esimo sempre Spal in vantaggio 1-0 sulla Reggiana. Grazie Andrea, saluto e ringrazio Antonio De Leonardis, Francesco Di Francesco, ciao, Riccardo Clink. Ciao, grazie a te. Lunedì prossimo, grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a te Andrea, in settimana gli aggiornamenti sulla nostra emittente. Grazie per averci scelto.